Un'opera di alta ingegneria sta per trasformare l'accesso a Busto Arsizio, il rapporto tra Rione Sant'Anna e Centro Storico, ma anche i collegamenti con i comuni limitrofi, con l'area destinata ad accogliere la nuova cittadella dello sport e l'ospedale unico. Sì, è un'opera fortissimamente voluta. I benefici che porterà saranno molteplici perché colleghiamo un quartiere storico della città che è sempre stato diviso dalla ferrovia, dal centro città, ma non è solo quello. Qua collega anche tutto, Fagnano, tutte le strade saranno collegate, quindi anche l'uscita autostrada, non ci sarà più la via Palermo da fare, che era l'unica via per entrare a Busto passando da Sant'Anna, ma si potrà finalmente alleggerire il traffico. Come accennato, l'intervento non è solo utile, ma anche spettacolare. Grazie a potenti e sofisticati pistoni, il tubo di cemento che costituirà il sottopasso viene letteralmente spinto all'interno della sede. In questo momento stiamo svolgendo la seconda settimana della spinta di questo monolite che è lungo circa 40 metri. Contiamo entro venerdì di vedere la luce, quindi di arrivare allo scavo dall'altra parte della barricata, diciamo. Le operazioni sono andate bene finora, non abbiamo trovato particolari intoppi. Avanziamo di circa 4 metri al giorno e quindi al momento sta andando tutto bene.